appiccavano il fuoco ai cantieri e minacciavano gli imprenditori per imporre i propri uomini e le proprie aziende. Nella notte i carabinieri hanno colpito il clan di Tommaso Natale a Palermo. 8 le ordinanze di custodia cautelare, 5 persone erano già detenute. È la seconda operazione in 2 giorni contro le estorsioni nel capoluogo siciliano, dopo quella contro il mandamento di Ciaculli. Stavolta però 2 imprenditori hanno denunciato. È stata la collaborazione diretta e spontanea di 2 imprenditori che ringraziamo sempre per il loro coraggio civico nel riferire i fatti. Per liberarsi dalla mafia bisogna cooperare con le forze dell'ordine e con la magistratura. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, hanno documentato gli scontri interni per il potere e la scalata di un figlio d'arte, Francesco Caporrimo, figlio di Giulio, già arrestato a gennaio. Su cosa consumiamo, diciamo. Hanno appiccato il fuoco in un locale di Sferracavallo per farselo consegnare dai proprietari. Stesso sistema in un cantiere della rete fognaria, volevano il subappalto e poi il pizzo con cifre che giravano da migliaia di euro a poche centinaia. La ricerca e l'esigenza di ottenere fondi per autosostentarsi e per sostentare i detenuti è una delle esigenze costanti di Cosa Nostra, soprattutto anche della parte militare delle famiglie di Cosa Nostra. Ma non c'era solo il pizzo. Con le scommesse illegali online su piattaforme che fanno base all'estero, i clan fanno affari.